Buongiorno amici pazienti, siamo ritornati, pensate dove? Nel mais, la meglia. Un caldo che ragazzi, neanche al Polo Sud. Ma oggi siamo qui per parlare di un argomento che mi è stato particolarmente richiesto, ovvero sia il microbiota intestinale. E il collegamento che facciamo oggi è lo stesso dell'immunizzazione delle persone che nascono comunque in ambienti rurali, che sono comunque più soggette ad avere meno allergie e meno intolleranze rispetto a chi vive in città. Particolarità sostanziale, la faccio sempre davanti al mais, che oramai 10 metri rispetto a me, è questa fondamentalmente. Nell'intestino albergano diverse popolazioni, popolazioni che sono dette anche microbiche, perché il microbiota intestinale a tutt'oggi risulta essere un mix perfetto tra batteri, virus e funghi. Tant'è che si parla di non solo batteriofagi intestinali, ma si parla anche di virioma e funghioma. Si parla anche di un insieme di questi microrganismi, detto anche olobioma. Ebbene, qual è la sua particolarità fondamentale, tale per cui mi devo spostare all'ombra, altrimenti rischio la sublimazione? È questa, amici pazienti. Nel mais, così com'è, in qualsiasi struttura che noi andiamo a considerare, sono presenti dei microbi. Questi microbi, come mix detto prima, vanno a impattare direttamente tramite l'alimentazione su quello che noi mangiamo. L'alimentazione fa sì quindi di aumentare e diversificare questo microbiota intestinale, e noi ne abbiamo la caratteristica fondamentale sull'impatto della nostra salute. Ma non solo, digeriscono comunque alcuni tipi, anche la cellulosa, dei polisaccaridi, che noi non possiamo normalmente fare, con la fermentazione producono acidi grassi a corta catena, acido acetico, propionico e butirrico, acidificano il lume intestinale, impediscono ai batteri patogeni poi di aumentare, di riformarsi, e impediscono soprattutto la formazione di neoplasie tumorali maligne. Non solo, l'acido poi propionico ha anche la caratteristica di abbassare il colesterolo ematico e tutto ciò che ne consegue poi fondamentalmente anche sul rapporto ematico del sanguigno e perciò quindi sull'impatto dei trigliceridi ematici. Fondamentale quindi è il microbiota intestinale per la salute e le malattie. Andrebbe avanti per ora questo video, ma fondamentalmente si sa che a tutt'oggi un impatto di una dieta prettamente a base vegetale rispetto a prodotti carne trasformati animali sicuramente ha un impatto ancora maggiore sulla salute, migliorandola rispetto a una dieta occidentale. Quindi sia le diete rurali, sia anche all'acqua perché fa caldo. Amici pazienti, state all'ombra e bevete. Tac!